Eccoti la messa dell'11 dicembre 2022 nella terza domenica di Avvento dalla Chiesa Nostra Signora della Salute in Torino. Buon ascolto e buona preghiera. Benvenuti a voi che siete qui in chiesa, benvenuto a te che ci segui da lontano. Iniziamo insieme col canto. Vieni in mezzo a noi, fonte della vita, vieni in mezzo a noi, fonte della vita, porta libertà, principe di pace, porta libertà, principe di pace, dona santità, seme di giustizia, dona santità, seme di nell'oscurità, tu luce del mondo, nell'oscurità, tu luce del mondo, nella povertà, tu dono del Padre, nella povertà, tu dono del Padre, abita con noi, Signore Gesù. Con noi, Signore Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi. Con il tuo spirito. Rallegratevi sempre nel Signore. Il Signore è vicino, l'annuncio di questa terza domenica di Avvento. È l'annuncio di gioia del Natale vicino. È la gioia che nasce dalla paziente attesa del Signore vicino e che certamente verrà. È la gioia di poter scoprire la vera identità di colui che deve venire e di sapere che l'attesa non sarà delusa. La luce di questa fiamma ti dica, Signore, i sentimenti del nostro cuore. Tu vieni incontro ad ognuno di noi. Vieni, Signore, ti attendiamo. In questa Eucaristia ricordiamo i defunti. Pregheremo nel trigesimo di morte per Turchiarella Giuseppe, poi pregheremo per Anna e Benito, Manfredi Franco nel terzo anniversario, per Pace Emma, Accossano Franco e familiari, Ferraro Antonio e Salvatore, Pignataro Maria Carmela, Iadevaia Marica nel primo anniversario, i defunti delle famiglie Saretta e Zanon, Marchisio Mario nel decimo anniversario di morte, Cioccato Luciana e i defunti delle famiglie Giacchino e Zummo. Fratelli e sorelle, in questo tempo di grazia riprendiamo con gioia il nostro cammino incontro al Signore, perché ci liberi dal peso dei nostri peccati. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison. Signore, che sei venuto nel mondo per salvarci. Cristo che viene a visitarci con la grazia del tuo Spirito. Signore, che verrai un giorno a giudicare le nostre opere. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe. Christe eleison, Kyrie
Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio della gioia, che fai fiorire il deserto, sostieni con la forza creatrice del tuo amore il nostro cammino sulla via santa preparata dai profeti, perché maturando nella fede testimoniamo con la vita la carità di Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca, sì, canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno via santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Cantiamo insieme. Vieni Signore, vieni a salvarmi. Vieni Signore, vieni a salvarmi. Vieni Signore, vieni a salvarmi. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Vieni Signore, vieni a salvarci. Il Signore ridona la vista dei ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Vieni Signore, vieni a salvarci. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Vieni, Signore, vieni a salvarci. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Siate costanti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio. Thank you.
Lodate al Signore con gioia, grandi prodigi ha compiuto, cantatelo in tutta la terra. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Domenica della gioia. Questa terza domenica di Avvento è chiamata così, Domenica della Gioia. Gioia perché il Natale è vicino, certo. Ma se uno di noi venisse chiesto che cos'è per te la gioia, ognuno di noi risponderebbe: la gioia è legata alle mie situazioni, a quel che mi è successo. La gioia è legata ai valori che vivo nella mia vita, alle scelte che faccio e via via. Ognuno di noi potrebbe descrivere la gioia partendo da tanti punti di vista. Beh, le due letture, la seconda e la prima, ci hanno dato dei motivi aggiuntivi per questa gioia. San Giacomo, per esempio, ci diceva nella seconda lettura: rinfrancate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina. Certo, la gioia nasce dal sapere che il Signore ci è vicino, ma non solo perché il Natale si avvicina, ma perché il Signore ci è vicino sempre. E questo è motivo di gioia, ed è bello che sia motivo di gioia. Abbiamo sentito anche il profeta nella prima lettura, Isaia, che diceva: si rallegrino il deserto, la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Una poesia questa del profeta che descrive la gioia messianica, la gioia legata alla venuta del Salvatore, di Gesù Cristo, la gioia del Natale. Ed è bello che ci lasciamo prendere da questa gioia del Natale in questo periodo, via via che passano i giorni, via via che il Natale si avvicina.
In questo contesto della gioia sembra quasi stonare la figura di Giovanni Battista, perché abbiamo sentito che Giovanni Battista chiede a Gesù, fa chiedere a Gesù dai suoi discepoli: sei tu quello che devi venire o dobbiamo aspettarne un altro? Mi viene da dire: ma se non ci crede neanche Giovanni Battista a Gesù, come facciamo a crederci noi? E invece credo che sia interessante questa domanda di Giovanni Battista, perché anche a lui è stato chiesto un assenso di fede per aderire a Cristo. Come a tutti noi viene chiesto un assenso di fede per credere in Lui, così anche a Giovanni Battista, il più grande tra i nati di donna, ci diceva sempre la pagina del Vangelo, anche a lui è stato chiesto un assenso di fede. E lui quasi vuol verificare: sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettarne un altro? A San Giovanni Battista Gesù fa rispondere dagli stessi discepoli che l'avevano interrogato, dicendo: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odiano, i morti risuscitano, ai poveri è annunziato il Vangelo. Gesù fa rispondere a Giovanni Battista che sono arrivati i tempi messianici. Gesù fa rispondere a Giovanni Battista che quello che i profeti avevano preannunciato si realizza. È interessante notare in questa risposta di Gesù che non è che lui dice: io guarisco i ciechi, io faccio udire i sordi, io risuscito i morti. Lo dice all'indefinito, quasi a dire, non per sottolineare le sue azioni, ma per sottolineare l'assenso di fede che è chiesto a Giovanni Battista e anche a tutti gli altri ascoltatori e anche a tutti noi. Chiaramente poi Giovanni Battista ha accolto questa risposta di Gesù e l'ha fatta sua e ha aderito, potremmo dire, con gioia a questa buona novella che Gesù gli ha mandato. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E direi che questa stessa risposta vale per noi oggi in questo Natale. Che cos'è che dobbiamo fare in questo Natale? Vivere questa frase. Uno potrà dire: ma io non sono capace a guarire nessuno, tantomeno risuscitare i morti. Ma è pur vero che possiamo aiutare magari coloro che sono ciechi perché non si accorgono del Signore che è accanto a loro, possiamo aiutare coloro che sono ciechi attraverso una parola, attraverso la testimonianza, ad accorgersi della presenza di Cristo accanto a sé. È pur vero che possiamo aiutare chi è sordo perché non sente mai il bisogno degli altri, il grido di aiuto dei vicini, è sordo alle necessità degli altri, aiutarlo a scoprirle queste necessità degli altri. Possiamo noi vivere il Natale aiutando chi è povero perché lo so ascoltare, perché lo so, so farmi prossimo con lui. Sono mille forme, mille modi per vivere questa frase che Gesù manda a dire a Giovanni Battista. Mille modi che traducono nella concretezza la gioia del Natale, perché il rischio che abbiamo è che sì, la gioia del Natale sì, però la gioia del Natale è giusto concretizzarla, la gioia del Natale è giusto ed è bello farla diventare vita, farla diventare vita vissuta nella quotidianità. Allora chiediamo al Signore che ci aiuti a vivere questa gioia del Natale, certo, ma ci aiuti a viverla nell'attenzione al Signore, nell'attenzione a Lui e nell'attenzione verso gli altri. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.
di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, di da Dio, luce da luce, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre. Su di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Terzo giorno, citato secondo le Scritture, dal cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù viene a salvarci e a portarci la sua pace. Nell'attesa della sua venuta chiediamo al Padre dei Cieli di colmare di speranza e di gioia i nostri cuori con la presenza del suo Santo Spirito. Diciamo insieme: venga il tuo regno di gioia, o Signore. Venga il tuo regno di gioia, o Signore. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, sostenuti dalla preghiera dell'intero popolo di Dio, siano solleciti nell'indicare la via della pace e della gioia. Preghiamo. Venga il tuo regno di gioia, o Signore. Per quanti sono alla ricerca del senso della vita, scoprano la bellezza del disegno di Dio e rispondano con animo generoso alla loro vocazione. Preghiamo. Venga il tuo regno di gioia, o Signore. Per coloro che soffrono nella miseria e nella solitudine, nella guerra e nelle calamità naturali, non siano abbandonati a se stessi, ma avvertano nella testimonianza d'amore dei fratelli la vicinanza del Signore che viene. Preghiamo. Venga il tuo regno di gioia, o Signore. Per le nostre comunità, la venuta del Signore rinnovi i cuori e li disponga a un autentico rinnovamento spirituale, con opere di giustizia, di carità e di pace. Preghiamo. Venga il tuo regno di gioia, o Signore. Per noi tutti, lo Spirito Santo ci conceda la grazia di collaborare alla crescita del regno e di camminare con cuore libero e ardente incontro al Signore che viene. Preghiamo. Venga il tuo regno di gioia, o Signore. Nella nostra preghiera ricordiamo i defunti, in particolare preghiamo questa sera nel trigesimo di morte per Turchiarella Giuseppe. Per lui preghiamo. Venga il tuo regno di gioia, o Signore. Ricordiamo i defunti delle famiglie Giacchino e Zummo, Cioccato Luciana, Marchisio Mario nel decimo anniversario, defunti delle famiglie Saretta e Zanon. Per loro preghiamo. Venga il tuo regno di gioia, o Signore. Preghiamo per Yadevaya Marica nel primo anniversario, per Pignataro Maria Carmela, per Ferraro Antonio e Salvatore, per Pace Emma, Accossano Franco e i familiari, per Manfredi Franco nel terzo anniversario, Anna e Benito. Per tutti loro preghiamo. Venga il tuo regno di gioia, o Signore. E al Signore presentiamo le nostre intenzioni.
noi che siamo qui in chiesa e tu che ci segui da lontano. O Dio, Padre dei poveri, guarda con bontà i nostri cuori, purificali con il tuo amore, perché esultino nello spirito per la venuta del nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Nella notte, o Dio, noi veglieremo. Presto arriverai e sarà giorno. Rallegratevi in attesa del Signore. Improvvisa giungerà la sua voce. Quando lui verrà sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre. Nella notte, o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa. Presto arriverai e sarà giorno. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Sempre si rinnovi, o Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il santo mistero da te istituito e con la sua divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli fu annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo. Lo stesso Signore che ci invita a preparare con gioia il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni e dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Dei cieli.
Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Roberto, i presbiteri, i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, tutti i Santi che ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Raccolti intorno a questo altare, raccolti intorno a Gesù Cristo che si è fatto presente in mezzo a noi, sentendoci tutti figlie e figli dell'unico Padre Celeste, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremmo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace,
Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con tutto il cuore scambiamoci il segno della pace. Agnello di Dio, che vieni a salvare l'uomo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che a tutti spezzi il tuo pane, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Rallegratevi, fratelli, i vostri nomi sono scritti nel cielo. Rallegratevi, fratelli, i vostri nomi sono scritti nel cielo. Siamo uniti nel suo amore, lui ci ha scelti dall'eternità. Rallegratevi, fratelli, i vostri nomi sono scritti nel cielo. Rallegratevi, fratelli, i vostri nomi sono scritti nel cielo. Il suo sguardo ci ha afferrati, la sua gioia ritma i nostri passi. Rallegratevi, fratelli, i vostri nomi sono scritti nel cielo. Rallegratevi, fratelli, i vostri nomi sono scritti nel cielo. È un cammino di speranza, stiamo saldi sulla sua parola. Rallegratevi, fratelli, i vostri nomi sono scritti nel cielo. Rallegratevi, fratelli, i vostri nomi sono scritti nel cielo. Se ci assale la stanchezza, ci ristora con la sua presenza. Rallegratevi, fratelli, i vostri nomi sono scritti nel cielo. Rallegratevi, fratelli, i vostri nomi sono scritti nel cielo. Thank you.
coloro che per vari motivi non si sono accostati al sacramento della comunione, per coloro che seguendoci da lontano magari non ne hanno l'opportunità, leggiamo adesso la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Già che ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Gesù, mio bene, dolce amore, ferisci, infiamma questo mio cuore, sicché tutto possa ardere sempre per te. Amen. Preghiamo. Imploriamo, Signore, la tua misericordia. La forza divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine, per Cristo nostro Signore. Amen. Abbiamo preparato già il presepe e allora concludiamo questa Santa Messa con la benedizione presso il presepe. È il nostro segno di voler accogliere Gesù che viene. Giovane donna, attesa dell'umanità, un desiderio d'amore, pura libertà, il Dio lontano è qui vicino a te. Ave Maria, Ave Maria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Con il cuore pieno di gioia andiamo incontro ai nostri fratelli a casa e nei luoghi di lavoro. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti. Io tra prescelta, qual madre piena di bellezza, ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra. Grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo. Grazie che sei stato con noi. Iscriviti se vuoi al canale. Alla prossima occasione. Ciao, ciao.